Vogliamo iniziare, dicevo, questa messa offrendola al Signore per tutte le nostre famiglie. Se permettete, per Don Pippi Tullio, che oggi è l'anniversario, lui ci ha lasciato, 25. Allora, che ricordo io, quindi, il quale ha tanto amato anche questa cappella. Siamo veramente grati chi ha tanto lavorato già prima, come gruppo, poi si è arrivati ad avere. Ci auguriamo, mascherato, se si fosse riuscito a fare prima l'altare e poi meglio. Ma al di là di queste cose, mi ha impressionato la parola all'inizio. Io ho scelto ovviamente pensando a San Paolo, l'uomo della verità, tant'è vero che quando lì ad Atene stavo parlando sulla verità, il magnatico gli dice: ti ascolteremo un'altra volta, se ne andrà. Gesù è la verità. Poi nella prima lettura l'apostolo scrive: sì, che io vi dico la verità. Abbiamo sempre ascoltato oggi il Signore: in verità, in verità ti dico. Quindi è molto importante annunciare e fare la verità. Non è facile, mentre quando ci sono dei grovigli che cercano di distinguere, di separare un po' l'armonia. Su quello dobbiamo tutti quanti cercare di essere molto uniti e far tutto la gloria del Signore. È stato fatto prima, mi auguro che si continuerà a fare sempre. Certo, la verità è, c'è qualcuno che anche parlando della scrittura dice: secondo la leggenda, è stato anche detto, pubblicato, no, qualcuno ha una certa autorità, tra virgolette, dice San Paolo, secondo la leggenda, quando stava a Malta, si vede la serpe, San Paolo a Malta. Dice, secondo la leggenda è stato morto, no, secondo la parola di Dio, non secondo la leggenda. Però prima di fare certe affermazioni, io credo che chiunque sia, compreso la fede, io prima faccio essere sicuro quello che dice, se no salta tutto. Se è una leggenda, si dice che, no? Cioè, non si parla di San Pietro, se è parlato o meno, se è passato la Galatina, documenti non ne abbiamo scritte, però possiamo dedurre, perché San Pietro in Galatina qual era, San Pietro in Bevagna, San Pietro in Dama, San Pietro nel nord, benissimo, venendo dall'Oriente, doveva andare a Roma, sulla via Appia, benissimo, allora il San Pietro lì, il San Pietro cominciando da Otranto, no? La basilica, la piccola, non so se certamente la conoscerete, la chiesetta, la basilica di San Pietro a Otranto, piccola, che del Settecento, uno stupendo, guarda caso, quando è stato fatto i restauri grandi, il rettore di quella chiesa era il canonico abate Fedele Lazzari. Quindi da una basilica è venuto alla collegiata. Del fenomeno del tarantismo, la cappella infatti è dedicata al culto dell'apostolo Paolo, che nella tradizione gratinese e in genere salentina è il protettore dei tarantolani. La cappella inserita quale parte integrante in questo palazzo che risale alla seconda metà del Settecento è oggi di proprietà della signora Anna Tedesco, che nel 2005 per 10 anni ne ha concesso l'uso incomodato gratuito al comune, che ringrazio per la sua continua disponibilità, attenzione e sensibilità verso la città e verso le istituzioni civili. E proprio perché luogo legato alla tradizione storica e folcloristica carabinese e dell'intero territorio salentino, ha coinvolto, oltre alle amministrazioni comunali succedutesi negli ultimi 5 anni, anche ad altri attori pubblici e privati, nello sforzo di intervenire in un'azione di recupero divenuta ormai indifferibile. Ricordiamo e ringraziamo per quanto già realizzato e per quello che speriamo possa ancora fare la provincia di Lecce, qui rappresentata dalla vicepresidente nonché assessore alla cultura, dottoressa Simona Manca, alla quale facciamo appello affinché la provincia possa continuare nella sua azione di sostegno per completare il recupero di questo bene.
Risale al 2005 il protocollo d'intesa siglato con la provincia dall'amministrazione Garrisi, con l'allora assessore alla cultura e vice sindaco professor Gino Rossetti, accordo con il quale si coinvolgeva l'amministrazione provinciale a collaborare nel restauro dei beni artistici e architettonici che compongono la cappella e che ha prodotto quale primo intervento il restauro dell'affresco che si trova all'interno del palazzo sopra al pozzo e della tela raffigurante San Paolo posta al di sopra dell'altare, riportata oggi al suo sito naturale. Nel 2008, su appello dell'amministrazione Antonica, il presidente dell'Unione dei Comuni della Grecia Salentina ha chiesto alla ditta Marullo Costruzioni di Calimera di restaurare l'immobile come forma di sponsorizzazione. La ditta ha accolto l'invito e questa sera qui presente noi ringraziamo, riconoscendo e apprezzando l'alto valore culturale e sociale di questo contributo che dà lustro ed è vanto per la comunità cittadina, ma anche per l'intero territorio salentino. Nel 2009 si è quindi proceduto ad affidare l'incarico all'architetto Fabio Dell'Erba di Galatina per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori di restauro conservativo dell'immobile, che ha prodotto il risultato che oggi noi possiamo ammirare. Il Comune, come già stabilito nella deliberazione di giunta comunale la 299 del 23 giugno 2005, curerà la manutenzione ordinaria della cappella affidando a un'associazione locale l'apertura e chiusura dell'immobile, le visite guidate e la sorveglianza. Provvederemo a un'adeguata azione pubblicitaria e posso preannunciare che si farà anche un annullo filatelico per ricordare nel tempo quello che per noi è davvero un momento significativo per la rivalutazione e promozione di un pezzo di storia culturale di Galatina. D'altra parte questa cappella insieme con la tela di San Paolo è una perla dell'architettura religiosa, una perla tra le perle possiamo dire qui a Galatina. Ed ha questo restauro un valore artistico, culturale e religioso dal significato sicuramente profondissimo, per cui noi siamo felici in qualche modo di aver contribuito. Raccogliamo l'appello del sindaco perché sappiamo che è necessario, di dove come a Galatina c'è ricchezza di beni artistici. E ovviamente c'è bisogno anche di restauri perché il passare del tempo ovviamente lo richiede. Noi, devo dire, nonostante l'esiguità delle risorse economiche, stiamo cercando di puntare già in questo faticosissimo e difficilissimo dal punto di vista economico al 2010 proprio sui restauri. Quindi cercheremo di, diciamo, con tutte le nostre forze di venire incontro alle esigenze della piccola cappella, ma in generale dei restauri qui a Galatina. Naturalmente è chiaro che dovremo fare i conti con le risorse e anche con le necessità degli altri comuni. Oggi questa giornata ha un valore non solo dal punto di vista religioso, ma in generale dal punto di vista culturale, e sappiamo bene che questa chiesetta è anche legata ad una tradizione non solo religiosa ma ad una tradizione popolare. Lo dicevamo prima, pochi sanno che Galatina è la culla della cultura popolare legata alla Taranta. Molte sono le tradizioni, i racconti legati al pozzo adiacente qui alla chiesetta, e come in tutto il Salento non c'è mai una linea di demarcazione tra la religione, la cultura religiosa e la cultura popolare. È questo che rende il Salento unico, singolare, questo che fa sì che ormai sia diventato meta di moltissimo tassello per Galatina, per utilizzare, sfruttare quanto più possibile la città anche dal punto di vista. Abbiamo la fortuna di avere tantissimi beni con una storia antichissima, dobbiamo pensare non soltanto all'arte per l'arte, alla cultura per la cultura e a tutelare un patrimonio religioso fondamentale, ma dobbiamo naturalmente pensare anche alla nostra economia turistica, e devo dire che il restauro di questa bellissima chiesetta va in quella direzione, in queste corde, per cui se la provincia potrà fare ancora per raggiungere questi obiettivi lo farà e sicuramente. Si è dipinto.